Il mio scopo nel candidarmi alla presidenza è risparmiare all'America un'altra guerra mondiale. La vostra scelta non è tra Charles A. Lindbergh e Frankie Delano Roosevelt. È tra Lindbergh e la guerra. E se Lindbergh vincesse? Vedono tutti quello che è. Per tanti in questo paese non c'è mai stato eroe più grande in vita loro. Gli ebrei e l'amministrazione Roosevelt stanno spingendo gli Stati Uniti verso una nuova guerra. Ci dà dei subillatori. Senti quella folla. C'è chi non si fida di lui, sono in molti. Allora io farò del mio meglio per convincerli che sbagliano. C'è molto odio in giro e lui sa come servirsene. È vero che il signor Lindbergh ha fatto affermazioni radicate in stereotipi antisemiti, ma le ha fatte per ignoranza. È così che comincia. Visto che, ovunque vada, Hitler debella e fucila gli ebrei, potrà arrivare il momento in cui verrà qui, in America, a debellare e fucilare noi. Che farà il nostro presidente allora? Noi ci crediamo solo americani. Forse è presto per andarcene, ma non è presto per avere un piano di riserva. Sono stanco di porgere l'altra guancia. Charles Lindbergh è un eroe! Lui non è un uomo malvagio. Non lo è affatto. Dimmi, Herman, questo comincia a rispondere alle tue paure?